Parliamo del rinvaso delle Phalaenopsis, che sono fra le orchidee, diciamo, tra le più conosciute e più vendute in Italia. Ecco, per il rinvaso della Phalaenopsis, le operazioni da fare sono estrarre la pianta dal vaso, come sto facendo, poi rimuovere, come sta facendo Manuele, i bastoncini. Ok. Una volta fatto questo intervento, dovremo ripulire tutto l'apparato radicale dalle radici morte e dal substrato vecchio. Per fare questo, agiamo con le mani ed agiamo anche meglio con una forbice sterilizzata. Sterilizzata per evitare di trasmettere alla pianta eventuali patogeni da altre piante se facciamo l'operazione diciamo di seguito, ecco, se ne rimasiamo diverse. Con quella forbice sterilizzata a fiamma andiamo a tagliare tutte le radici morte e quelle marce. È un'operazione che richiede un attimo di tempo, ma ecco. Una volta fatto questo intervento, rimuoviamo anche gli steli vecchi. Ripulite le radici, andremo a posizionare la pianta in un nuovo vaso che sarà di una misura leggermente superiore a quello in cui era prima. Prima di mettere la pianta, mettiamo un po' di materiale drenante sul fondo del vaso, in modo che la pianta abbia la possibilità, diciamo, una volta inserita nel vaso, diciamo di avere uno strato drenante appunto al di sotto di sé che possa far uscire l'acqua in eccesso. Una volta posto il materiale di drenaggio per lo strato di qualche centimetro, andiamo a porre il substrato, facendolo penetrare bene tra le radici ecco, avendo cura appunto di farlo penetrare, come appena detto, bene tra le radici, in modo che tutte le radici siano, diciamo, coperte o comunque interessate dal substrato. Una volta eseguita l'operazione, bagneremo la pianta. L'operazione ora è conclusa. Bagneremo la pianta e poi lasceremo qualche giorno asciugare in modo che il substrato possa asciugare e anche le radici stesse possano cicatrizzare in caso fossero state ferite durante l'operazione del rinvaso, appunto.